Bentornati nel podcast di Confcommercio Vicenza. L'approfondimento sui temi di attualità e di maggiore interesse per le imprese del commercio, del turismo e dei servizi. Buon ascolto. Buongiorno, sono Eleonora Ioppi, ufficio marketing associativo Confcommercio Vicenza. Oggi parleremo dell'impegno di Confcommercio nel contrasto agli effetti dell'inflazione sui consumatori e sui bilanci delle famiglie. In particolare ci soffermeremo sulla dichiarazione di intenti sottoscritta con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e con le altre rappresentanze per continuare il confronto con il Governo al fine di giungere alla sottoscrizione di un protocollo per l'avvio del trimestre antinflazione sul cosiddetto carrello della spesa. Con l'obiettivo di contenere i prezzi dei beni di prima necessità alimentari e non alimentari, esclusi alcolici, inclusi quelli per l'infanzia e la cura della persona, Confcommercio chiede alle imprese associate l'impegno ad offrire nel periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 31 dicembre 2023 una selezione di articoli a prezzi contenuti e non aumentare i prezzi dei prodotti selezionati nel periodo di vigenza del protocollo. Le azioni da intraprendersi in totale autonomia da parte delle imprese possono concretizzarsi a titolo esemplificativo in prezzi fissi, attività promozionali, iniziative sulla gamma di prodotti a marchio, carrelli a prezzo scontato unico. Le aziende che sottoscriveranno il protocollo avranno l'opportunità di comunicare l'iniziativa attraverso i canali istituzionali messi a disposizione dal Governo sul sito web del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e riceveranno un bollino digitale contenente un logo con la dicitura trimestre antinflazione. È possibile aderire al protocollo entro le ore 12 del 22 settembre. Invitiamo pertanto tutte le imprese del Vicentino interessate a contattarci entro questo termine scrivendo a ascom@ascom.v.it oppure chiamarci direttamente al numero 0444964300. Per ulteriori dettagli troverete sul nostro sito confcommerciovicenza.info l'articolo dedicato all'argomento dove è possibile scaricare direttamente i moduli di adesione.